tutti ragazzi e benvenuti da Kiren. Oggi siamo qui su DC Universe. Oggi non è un video gameplay, ma bensì un tutorial. Vi spiegherò come fare zoom. Scherzavo. Vi spiegherò come fare Spider-Man Civil War. Vi spiegherò passo passo come fare il costume e come anche bloccare il costume, cioè che quando andate a mettere altre armature, poi l'armatura non cambierà, così da rimanere sempre lo stesso costume, ma le statistiche cresceranno lo stesso. Allora, innanzitutto andiamo a creare il personaggio e saltiamo i due video. Ok, allora facciamo uomo. Allora io facciamo oggi facciamo colpitore piccolo, ma io ho fatto spark medio. Allora ibrido, eroe, anzi no, no, facciamo spark grande un po', ibrido, eroe, facciamo forte perché non si deve essere, non deve essere troppo. Allora, il potere, io avrei optato, io ho optato per natura, ho messo natura, perché molti hanno messo natura e ho verificato anche su internet facendo delle ricerche, però voi potete mettere anche, che ne so, se volete mettere un fuoco, ghiaccio, congegni, che lui usa sempre congegni anche. Luce, non ve lo consiglio. Io metterò natura. Qui dovete mettere acrobazie. Mani energetiche è fondamentale. Mani energetiche. Costume. Allora, premette una cosa. Quando sarete di livello 9 e avete sbloccato tutte le skill delle mani energetiche, dovrete praticamente iniziare a sbloccare le skin dei pugni. Perché le skill dei pugni? Perché i pugni, le mani energetiche, ve l'ho detto, perché le mani energetiche, se fate con il tasto triangolo, è come se fa delle ragnatele, fa dei raggi, mentre invece i pugni, perché appunto combatte con i pugni Spider-Man. Allora, su corpo, in capelli dovrete mettere alla Rockford. Poi attrezzatura, testa dovete mettere, dovete andare giù e dovete mettere dove? Ci sono vicino, giù. Eccola qua. Dominio integrale, volto niente, emblema niente, anche se emblema potreste provare a mettere, che ne so, un ragno, quindi tipo la foglia, no, potreste mettere ali, ma non ci starebbe tanto. Oppure l'ariete, che dà un po' l'idea, ma vi consiglio di non mettere niente. Allora, maglietta dovete mettere, dovete scendere, aderente con strisce, dorso niente, mani niente, cintura dovrete toglierla perché Spider-Man nel film non ha una cintura, gambe dovrete mettere, se sta qui giù, mi pare che sta sopra, no, sopra. Allora sta, allora aderente forse questa, no, non è questa, scusate, non è questa. Eccola, questa. Ok, piedi niente. Ora andiamo ai colori. Attrezzatura, palette. Iniziate con palette. Mettete ovviamente il primo colore rosso, un rosso un pochino scuro. Secondo colore ci mettete un blu
abbastanza scuretto, non proprio scuro, così intorno, così, sì, giusto così. Ok, l'altro colore lo fate nero, perfetto, e l'ultimo basta, no, basta, basta. Ok, personalizzate, andate in testa prima di tutto e fate, ah, ecco. Già iniziamo benissimo. Mi serve il colore. Ah, va bene, niente, niente, niente. Allora, vediamo. Qui mettete nero, rosso e questo lo lasciate. Maglietta, mettete secondo rosso, il primo nero, secondo blu. Cioè no, allora, primo nero, secondo rosso, terzo blu. Mani niente, cintura niente, gambe. Gambe dovete mettere terzo rosso, sì, rosso, mi pare. Oddio, ho un vuoto. No, blu, mi pare blu. Qui dovete mettere rosso e qui nero. Perfetto. Questo è Spider-Man Civil War. Ditemi se vi piace. Ora controllerò un attimo se i colori li ho sbagliati o meno. No, ma no, non li ho sbagliati. No, no, no. Ho fatto giusto, ho fatto giusto, ho fatto giusto. Aspettate, perché se non controllo poi rischio di... No, ragazzi, non ho sbagliato. È così, perfetto. Magari il blu poteva es può essere anche più scuro. Un pochino più scuro, perché nel film è abbastanza scuro. Il rosso dovrebbe essere più cremisi. Cioè, dovrebbe essere un rosso molto cremisi. Perfetto. Allora, prima che mi dimentico, gli occhi li dovete fare bianchi. Lo so che qui vi fa vedere gli occhi del personaggio, ma se voi togliete, questo, puff, gli occhi diventano bianchi e avrete il vostro Spider-Man Civil War. Ditemi se questo video vi è piaciuto. Io il personaggio non lo salvo perché già ce l'ho. Spero che il video vi sia piaciuto. Ditemelo nei commenti. Quel che volete, lasciate un commento appunto con la vostra opinione, un mi piace, scrivetemi cosa devo fare, per esempio Spider-Man 2099, Venom, o qualcun altro. Io avevo intenzione di fare Spider-Man 2099 per il prossimo per il prossimo tutorial, quindi fatemi sapere se lo volete o no. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Bella. Ed eccoci qua ragazzi, in DC Universe con il personaggio di Spider-Man Civil War. Allora, vi ho detto come bloccare lo stile, cioè il modo di vestire di un personaggio. Allora, dovete andare nella sezione stile, dall'inventario premere R2, vi apparirà qui. Allora, innanzitutto vi metterà nella sezione capelli. Voi cosa dovete fare? Dovete andare su. Dovete mettere la sezione blocca tutto e premere X. A quel punto vi bloccherà tutto e se vedete, per esempio io ora vi faccio vedere. Allora, in teoria tolgo queste spalliere, non succede niente. Le rimetto, non succede niente. Vedete? Se invece io vado a sbloccare tutto perché avevo tutto bloccato, se mi tolgo le spalliere non succede niente, mentre invece se me le metto mi aggiunge le spalliere. A quel punto cosa fare? Facciamo blocca tutto, spalle e metto nessuno, così che lo stile lo salvo e viene salvato. Eccoci qua. Spero che il tutorial che vi ho fatto su Spider-Man Civil War vi sia piaciuto. Spero che vi piaccia e noi ci vediamo a un prossimo video. Bella ragazzi.
Scherzavo, facciamo un piccolo collaudo Unità di dei potenza nel poteri. privato. Allora, Pronta a reclutare. le mani energetiche. Allora, andiamo sulla sezione armi. Mani energetiche per questo. Ok, questo non ci fate caso che fa pure questo. Voi potete anche usare le skill normalmente. È soltanto per questo. E poi anche perché può fare. Non questo, può fare le combo così come se sta dando i pugni. Poi, natura l'avevo fatto principalmente perché. Quando si fa per esempio così, sembra che sono delle specie di ragnatele. Allora, mo non fate caso che io ho il ruolo cura e posso mettere questo che posso volare. Voi non ci fate caso, io in origine, diciamo così, io ho praticamente ho il ruolo. Quello di danno, solo che mi sto tenendo questo perché la trasformazione in insettoide è molto più forte di quella in lupo. Allora, ragazzi, il video finisce qui perché vi ho spiegato moltissime cose. Ditemi appunto se volete Spider-Man 2099. Oppure Venom, o anche per esempio Zoom, Flash, qualcuno. Tanto ci sono questo. Questa è la mia TV ormai. Non potete chiudere un occhio per una volta. Ok. Ditemi quale personaggio volete vedere. Io ve lo farò vedere. Non posso farvi vedere personaggi, diciamo che hanno poteri che si devono comprare. Perché io su questo gioco non sono uno che shoppa sui giochi. Cioè, se le cose sui giochi sono gratis per me va bene, se no solo raramente, ma se è una cosa che proprio conviene me la prendo. Allora ragazzi, chiudo qui il video e ci vediamo alla prossima puntata. Bella raga.